L'ipnosi non verbale è una tecnica che utilizza come elemento ipnogeno, ovvero come elemento che ti porta in stato di ipnosi, la comunicazione non verbale, ovvero il linguaggio del corpo. Sfrutta una serie di elementi cosiddetti analogici, come suoni, come toccamenti. Sfrutta, ad esempio, la prossemica, ovvero la distanza fra una persona e l'altra. Noi sappiamo, anche a livello quotidiano, quella che è la distanza di sicurezza fra noi ed un altro. Ecco che questa tecnica usa anche l'alternanza prossemica, cioè l'alternanza di vicinanza e allontanamento. Utilizza anche degli elementi interessanti che potremmo vedere a seguire in questa dimostrazione pratica dell'inizio di un processo di ipnosi non verbale. Come avete visto nella dimostrazione, apparentemente l'ipnosi non verbale può sembrare magica, sicuramente molto particolare, anche perché avviene nel silenzio con diversi tipi di stimoli. È proprio questo, al di là della magia, qui invece ci si basa su elementi prettamente scientifici, ovvero su quelle che sono le naturali risposte fisiologiche dell'essere umano a determinate sollecitazioni sonore, tattili, eccetera, eccetera, eccetera. Per gli esperti del settore posso dire che questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per intervenire su stati di particolare tensione, che magari determinano insonnia, oppure su stati di ansia, su preoccupazioni intense. È molto efficace, per esempio, sul cosiddetto pensiero ossessivo, quando la persona si è fissata magari su un pensiero del quale non riesce a liberarsi. È anche particolarmente indicata per il lasciare andare, quindi anche in caso di lutti, oppure in caso di separazioni. Oppure nel caso in cui magari si sono persi dei beni o in caso di fallimenti, quando il nostro lavoro non va e quindi è tempo di cambiare e lasciare andare. È anche particolarmente indicata per i soggetti, tra virgolette, ultralogici, proprio perché permette di bypassare la mente razionale per arrivare direttamente alla mente inconscia e stimolare la riattivazione delle risposte positive naturali della persona.